Aspettiamo! Ritornerà! L'ho visto uscire dal palazzo! Anch'io! Gli ho domandato che aveva! E che ha risposto? Una parola sola! Niente! Dimenticherà! Una si perde e 10 se ne trovano! E chi vi ha detto? Che sia per amore! E che altro potrebbe essere? Il fegato, per esempio! Ho la nausea! E vedi tutti i giorni davanti agli occhi! Preferisco pensare che si tratti d'amore! È più bello. E soprattutto più rassicurante. Il rimpianto non dura eterno. Non è vero? Guardate me. Ho perso mia moglie l'anno scorso. Ho pianto tanto. E poi ho dimenticato. La natura sa quello che fa. Beh, quando vi guardo, ho come sospetto che non sempre la secchi. Niente! Calma, signori, calma! L'impero romano siamo noi! Se noi perdiamo la faccia, l'impero romano perde la testa! Avevamo una perla d'imperatore! Sì, un imperatore come deve essere, scrupoloso e inesperto! Amava Drusilla, è vero, ma mettere a soqua tutta a Roma perché quella è morta oltrepassa i limiti! E chi vi ha detto che sia per Drusilla? E di che altro? Il nostro Caligola è infelice. E neanche lui sa il perché. E così? Niente. Qualche contadino dice di averlo visto la notte scorsa, sotto la tempesta. Sono già 3 giorni, vero Scipione? Sì. Si è avvicinato al corpo della sorella morta. Poi è uscito, improvvisamente. Da lì è cominciato il nostro inseguimento. Troppa letteratura per ragazzo. È tipico della sua età. Ma non del suo rango. Un imperatore artista è inconcepibile. A ciascuno il suo mestiere. Che possiamo fare, Chirea? Niente. Aspettare. E se non torna, a sostituirlo. Detto tra noi, non mancano imperatori. E se dovesse tornare di malumore? Per Giove è un ragazzo. Gli faremo intendere ragione. E se per caso non vorrà intenderla? Ho scritto un trattato su un colpo di stato. Sarà. Ma io preferirei essere lasciata ai miei libri. Scusate. Si è rabuiato Scipione. È un ragazzo anche lui. Hanno avvistato Caligola nel giardino del palazzo. Thank you.
Buongiorno, Elicone. Sempre stanco. Ho camminato molto. Era difficile da trovare. Che cosa? Ciò che volevo io. E tu cosa volevi? La luna. Che cosa? La luna. Volevo la luna. E perché farne? Ma è una delle cose che non ho. Sicuro? E adesso l'hai ottenuta? No. Ah, è un peccato. Già. E perciò sono stanco. Elicone. Sì, Caio. Tu pensi che io sono matto? Sai bene che non penso mai. Sono troppo intelligente per farlo. Già, già. Ma io non sono matto. Anzi, non sono mai stato più lucido di così. Ho semplicemente provato una sete di impossibile. Le cose, così come sono, non mi sembrano di tutto riposo. Il discorso fila. Peccato che di solito non si riesce a portarlo fino alle ultime conseguenze. Tu non lo sai. Proprio perché di solito non si porta fino alle sue estreme conseguenze, il risultato è negativo. Lo so, tu ora pensi quante storie per una donna. No, non è questo. Ricordo vagamente che pochi giorni fa una donna che amavo è morta. Ma che è mai l'amore? Poca cosa. Questa morte non è niente, credimi. È solamente il segno di una verità che mi rende necessaria la luna. Non c'è. Tu, Elicone, l'hai visto? No. A te, Elicone, non ha detto proprio nulla. Non sono il suo confidente, cara Cesonia. Caio è un idealista, cioè uno che non ha ancora capito. Io invece ho capito e perciò non mi occupo di niente. Ma se Caio capisce, può occuparsi di tutto.
E sa il cielo quanto ci costerà. Ma scusate, vado a colazione. Una guardia l'ha visto passare, ma tutta Roma vede Caligola dappertutto. E lui in fondo non vede che la sua idea. Quale idea? Come posso saperlo, Scipione? Drusilla? Chi può dirlo? Però è vero che l'amava. Ed è anche vero che è difficile dimenticare quel che ieri uno stringeva tra le braccia. E tu? Io sono la vecchia amante. Cesonia, dobbiamo salvarlo. Gli vuoi bene tu? Sì. Sì, gli voglio bene. Mi dà coraggio. Mi ha insegnato che far soffrire è l'unico modo per ingannare se stessi. Vuole essere un giusto. Era solo un fanciullo. Non ho mai avuto altro Dio all'infuori del mio corpo. Oggi vorrei pregarlo questo Dio perché mi facesse ritrovare Caio. Cittadini e sudditi dell'impero romano che dispongano di ricchezze, piccoli o grandi, non ha alcuna importanza, sono obbligati a diseredare i loro figli e a fare immediatamente il testamento a favore dello Stato. Metteremo a morte quei personaggi secondo una lista prestabilita da noi, a nostro arbitrio, ed erediteremo. Ma cosa ti viene in mente? L'ordine delle esecuzioni non ha alcuna importanza. Queste esecuzioni hanno tutte la stessa importanza, il che vuol dire che non ne hanno. D'altra parte, sono tutti egualmente colpevoli! E poi, è più morale rubare direttamente a un cittadino, invece che imporre tasse e tasse su ogni cosa. Governare è rubare, lo sanno tutti, ma c'è modo e modo. Io ruberò francamente. Darete immediata esecuzione a quest'ordine! Siano firmati i testamenti da tutti i cittadini di Roma! Spedite i corrieri. Scherzo, vero? Non del tutto. È pedagogia. Ma è impossibile, Caio. Infatti, l'impossibile, proprio di questo si tratta, Scipione. O meglio, si tratta di rendere possibile ciò che non lo è. Beh, è lo svago di un pazzo. No, Scipione, è la virtù di un imperatore. Ho finalmente capito l'utilità del potere. Dal possibile all'impossibile. Da oggi e in futuro la mia libertà è sconfinata! Non so se ci sia da rallegrarsene, Caio. Neanche io. Ma da farsene una ragione di vita, sì, suppongo. Ho saputo del tuo ritorno. Faccio molto per la tua salute. La mia salute ti ringrazia. Vattene, Cherea, non voglio vederti. Mi stupisco. Non ti stupire. Non amo i letterati e non posso soffrire le loro menzogne. Spesso se mettiamo e senza saperlo. La menzogna non è mai innocente. La vostra dà importanza agli esseri e alle cose. E io questo non me lo posso perdonare. Dobbiamo pur parlare a difesa di questo mondo, se dobbiamo viverci. Questo mondo non ha alcuna importanza. Chi lo capisce conquista la sua libertà. In tutto l'impero romano, uno solo è il cittadino libero. E sono io. Vattene, che ne hai anche tu, Scipione! L'amicizia mi fa ridere! Andate! E annunciate a Roma che le è stata finalmente restituita la sua libertà! Piangi? Sì. Ma non capisco. È vero che hai amato Drusilla, ma è anche vero che hai amato me e molte altre. Perché la sua morte deve tenerti lontano dalla campagna 3 giorni e 3 notti? Pazza! Che cosa c'entra Drusilla?
Tu proprio non riesci a immaginare un uomo che soffre per qualcosa che non sia l'amore? Scusa, Caio, cerco solo di capire. Gli uomini soffrono perché le cose non sono quelle che dovrebbero essere. Ma se è vero che il male è già sulla terra, perché vuoi aggiungerne altro? Tu non lo sai. Pensavo di sapere che cos'era la disperazione, ma ignoravo il vero significato di questa parola. È duro, è amaro diventare uomo. Bisogna dormire e non riflettere. Veglierò io sul tuo sonno. Al tuo risveglio il mondo avrà riacquistato per te il suo sapore. Adopera allora il tuo potere per amare quello che ancora può essere amato. Anche il possibile merita la sua parte di destino. Ma occorre il sonno! E ciò non è possibile. Questo lo si crede quando si è stremati dalla stanchezza. Posso forse far tramontare il sole al levante e diminuire il dolore? Far sì che chi vivo non muoia, Cesonia? Ma è voler uguagliare gli dèi questo! Non conosco peggiore pazzia! Ah, anche tu mi credi pazzo! Quello che io oggi desidero, più di tutte le mie forze, è superiore persino al potere degli dèi! Io mi carico di un regno di cui l'impossibile è il re. Non potrei fare che il cielo non sia il cielo. Voglio mischiare il cielo con il mare, confondere bruttezza e bellezza. Dolore! E riso! C'è il buono e il cattivo, il grande e il meschino, il giusto e l'ingiusto. E questa è una legge che nessuno cambierà mai. Io la cambierò! Non potrai negare l'amore! L'amore! Ah, Cesonia, ho imparato che l'amore non è niente! Vivere! Vivere è il contrario di amare! Ti invito a una festa smisurata, al più bello spettacolo! E ho bisogno di pubblico, di spettatori, di vittime e di colpevoli! Fate entrare i colpevoli! Voi nel mio pubblico, giudici, testimoni, imputati, tutti condannati nel... Ah, Cesonia, mostrerò a tutti il solo uomo, libero di questo inferno! E tu mi aiuterai, Cesonia, giura che mi aiuterai! Non ho paura! Farai tutto quello che ti dirò? Venite tutti avanti! Avvicinatevi tutti! E guardate! Dove? Correte! A questo modo!
al palazzo. Tutto ciò è più difficile di quanto possa sembrare, amici miei. La paura che avete dentro non può sostituire il coraggio e il sangue freddo. Comunque, è essenziale che tu concordi con noi nel riconoscere che le basi della nostra società sono scosse. Il rispetto per il lavoro si perde! La patria intera è consegnata al blasfemo! La virtù ci chiama a soccorrerla, rifiuteremo di ascoltarla! Congiurati, sopporterete ancora di dover essere costretti ogni sera a correre intorno alla lettiga di Cesare? Che ci chiami cocca bella? Che ci siano strappate le mogli! E i figli? E i quattrini? No! Sì, e intanto spingiamolo per questa strada della pazzia. Verrà un giorno che si ritroverà solo davanti a un impero di morti. Che cosa si inventa ora, Caio? Non inventa! Sa! Ma in fondo direi che gli fa piacere. Signori, voi sapete che le finanze dello Stato sono in crisi. Con uno spirito di sacrificio che sono certo saprete apprezzare, ho deciso di ridurre le spese, di liberare qualche schiavo e di assumere voi al mio servizio! Animo, signori! Un po' di buona volontà! Coraggio! Un attimo di giustizia non guasta! A proposito di giustizia, bisognerà spicciarsi? Sono atteso per un'esecuzione capitale! Rufio è il cavaliere che deve morire. Nessuno mi chiede perché deve morire. Bravi! Vedo che diventate intelligenti. Finalmente avete capito che non c'è alcun bisogno di aver fatto qualcosa per essere messi a morte. Ma tu sembri molto di malumore, tu! Lepido! Forse è perché ti ho ucciso il figlio? No! Anzi! No! Anzi! La faccia l'hai triste, ma il cuore? No! Anzi! Vero, Lepido? No! Anzi! Ah, nessuno mi è più caro di te! E raccontami qualche barzelletta, dai! Ma Caio! Bene, bene, bene! Allora? Ne racconterò una io, ma tu riderai. Vero, Lepido? Non fosse che per amore del tuo secondo figlio. E poi, d'altro canto, tu non sei affatto di malumore. Noa? Noa? E dillo, Lepido! No, anzi. Oh, finalmente. Bene, ora ascolta. C'era una volta un povero imperatore a cui nessuno voleva bene. Lui, che amava tanto Lepido, allo scopo di strapparsi dal cuore quell'affetto, decise di mandare a morte suo figlio minore. Naturalmente non è vero, ma è buffo, no? Non ridi, Lepido! Nessuno ride! Avanti! Voglio che ridano tutti! Voglio, capite? Voglio! Avanti, alzatevi! Ridete! No, ma guardali, tesoria, il gioco è fatto. Onestà, dignità, rispetto di sé, tutto svanisce dinanzi alla paura. Ma parliamo d'altro. Mi piacerebbe sentire l'amico Muzio. Ai tuoi ordini, Caio. Bene, Muzio, parlami di tua moglie e comincia col mandarmela qui, alla mia sinistra.
Dunque, Muzio? Ma Caio, mia moglie, io la amo. Ma è molto banale questo. Sta di fatto che quando sono arrivato io, qui si cospirava, eh? Un briciolo di congiuretta, no? Caio, ma come... Lascia stare, Coccabella. Bisogna pure che anche la vecchiaia abbia i suoi spassi. Ma ora mi torna in mente, ho da sbrigare qualche affare di Stato. Prima però, diamo corso ai desideri impellenti che ci crea la natura. Urgenti. Intendente, farai chiudere i pubblici granai. Ho firmato in questo momento il decreto. Domani sarà carestia. E se il popolo si agiterà, beh, chi se ne frega. Ho detto che domani sarà carestia. E la feroce sarei io, quando mi parrà. Del resto, non ho molti altri mezzi per dimostrare che sono libero. Si è sempre liberi a spese di qualcun altro. Lo sapete che con le Nicone mettiamo a punto un trattato sull'esecuzione capitale? Su, su, svegliamo loro i nostri piccoli segreti. Avanti, sezione 3, paragrafo 1. L'esecuzione è sollievo e liberazione. Si muore perché si è colpevoli. Si è colpevoli perché si è sudditi di Caligola. Tutti sono sudditi di Caligola. Ergo, tutti sono colpevoli. Onde consegue che... tutti andranno a morte. Beh, che ve ne pare? Avvicinati. Ti ha ucciso il padre. Sì. Lo odi. Sì. E perché me lo dici? Perché ucciderlo o essere uccisi sono due modi per farla finita. Perché tu non mi tradirai, vero? Hai ragione. Non ti tradirò. Ma voglio dirti una cosa. Pensa alla faccia di tuo padre mentre gli strappavano la lingua, al suo volto straziato e il suo grido. Sì. Ora pensa a Caligola. Ascolta ora. Cerca di capirlo. Sai molte cose. So anche che tu potresti uccidere Caligola e che ciò non gli dispiacerebbe nemmeno. Ah, Scipione, è un pezzo che non ti vedo. Scrivi sempre? Puoi mostrarmi
i tuoi ultimi lavori? No, no, per favore, le mie poesie no. Ma ti può parlare dell'argomento delle tue poesie? Sono sulla natura. Bello l'argomento. E basta. Ma che ti ha fatto la natura? Mi consola di non essere Cesare. Ah! E credi che potrebbe consolare me di esserlo? Ha guarito ferite molto più gravi. Ferite? Lo dici con cattiveria. Forse è perché ti ho ucciso il padre. Però, se tu sapessi com'è giusta questa tua parola, ferite, non c'è che l'odio per rendere intelligenti. Recitami i tuoi versi. No. No. No, per favore, no. Almeno l'argomento. Beh, parlavo della linea dei colli romani e della calma fuggitiva e sgomenta che vi riporta la sera. Gli stridini dei rondoni nel cielo verde. Sì, sì, tutto questo. Ma tu come lo sai? Non lo so. Forse perché amiamo le stesse verità. Che importa se tutto in me prende il volto dell'amore? Scipione, è la virtù delle grandi anime. Tu sei nel bene allo stato puro come io sono nel male allo stato puro. Posso capirlo? No. Il tuo poema deve essere bello. Ma vuoi il mio parere? Sì, sì. Sai cos'è che manca? Manca il sangue! Mostro! Fetido mostro! È stato solo un gioco! Ma questa volta hai scherzato, vero? C'è del vero in quel che dici! Ho scherzato! Che cuore marcio e sanguinante deve essere il tuo! Soffri tutto il tuo male e tutto il tuo odio! Taci tu! E che solitudine immonda ad essere la tua! Solitudine! La conosci tu, la solitudine. Lo sai tu che soli non si è mai e che ci accompagna sempre il peso dell'avvenire e del passato. Ah, se almeno invece di questa solitudine avvelenata di presenza che è la mia, potessi godere di quella vera. Il silenzio. Tutti dentro di noi abbiamo un po' di dolcezza. È vero, Scipione. E tu non hai niente che somiglia a tutto questo. Sì. Che cosa? Lo schifo. Cesare e Dio, soprannominato Caligola, ho prestato la sua forma umana agli dèi. Avanti, mortali! Il miracolo sacro si mostra davanti ai vostri occhi. Avanti, signori, avanti! Adorate e offrite l'obolo! Si sta per dare inizio allo spettacolo! Oggi sono Iside! Ha inizio l'adorazione! Prostratevi e ripetete con me la preghiera a Iside. Dea dei dolori e della danza. Dea dei dolori e della danza. Rivelaci la verità di questo mondo, che è di non possedere la verità. Rivelaci la verità di questo mondo, che è di non possedere la verità. I vostri voti
saranno esauditi. Ehi tu! Sì, sì, proprio tu! Vedi un po' qua, ragazzo bello! Adorare è bene, ma arricchire è meglio. Grazie, ora va bene. Signori, potete andarvene. Oggi voi avete visto Iside, dico Iside, con i vostri occhi. Ah già, uscendo, prendete la strada a sinistra, perché a destra ho postato delle guardie per farvi assassinare. Hai bestemmiato, Caio! Ha qualche importanza? Tu sporchi il cielo dopo aver insanguinato la terra. Il giovanotto adora le parole grasse, ma cava giusto al tuo regno una bella figura morale. Ah, credi negli dèi tu, Scipione? No, ma non posso negare una cosa senza sentirmi obbligato di negare agli altri il diritto di crederci. Ho provato questi dèi illusori che un essere umano può esercitare il loro ridicolo mestiere. Ma questa è bestemmia, Caio. No, Scipione, è chiaro veggenza. Ho finalmente capito come si potrebbe essere uguali agli dèi. Bisogna essere come loro, crudeli. Basta farsi tiranni. Per colpa tua muoiono molti uomini. Se mi è facile uccidere, è perché non mi è difficile morire. Lo sai tu quante guerre ho rifiutato di fare? Un tiranno ragionevole vi sarebbe costato 1000 volte più caro che tutti i capricci della mia fantasia. Ma almeno sarebbe comprensibile, e capire è essenziale. Il destino non si capisce mai, e per questo mi sono fatto destino degli altri. Ho preso l'aspetto stupido e impenetrabile degli dèi. Proprio questa è la bestemmia, Caio. No, Scipione! È teatro! Elicone, procede il tuo lavoro? Quale lavoro? La luna. Procede, ma ora devo parlarti. Nota bene che l'ho già posseduta. Chi? La luna. Ma lo sai che si complotta contro la tua vita? Io mi so fino ad ora ciò che mi ucciderà. E io poi voglio solo la luna. Ti dirò quel che ho da dire. C'è un complotto contro di te. Lo capeggia Chirea. Ho trafugato questo papiro che ti rivela là. Gli elementi essenziali. Te lo lascio qui. E per la cronaca vado a prenderti la luna. Ma sì, vieni pure. Allora, Cocabella, veniamo a rivedere Iside? No, non è questo. È un fatto gravissimo, ecco. Oh, non è niente. Caio, un complotto contro di te. Voglio ucciderti. Te l'avevo detto che non era niente. Per tutti gli dèi, Caio. Ti prego di non giurare. Stammi a sentire. Se ciò che tu dici è vero, sono costretto a supporre che tradisci i tuoi amici, sì o no? Oh no. E io non riuscirei mai a trattenermi dal mandare a morte un traditore. E tu certo non vorrai né tradire né morire. Ma certo, Caio, certo. Quindi tu non sei un vigliacco, vero? Neanche a dirlo. E nemmeno un traditore. No, certo, no. Dunque, non esiste alcun complotto e non era che uno scherzo. Dillo! Uno scherzo? Un semplice scherzo. Nessuno pensa ad uccidermi, è chiaro? Nessuno, certo, nessuno. Allora sparisci, Toccabella. Guardia! Conducete qui Chirea.
Logica, Caligola, logica! Bisogna seguire la logica, il potere fino in fondo. Indietro non si torna. Questa è la storia. Questa è la storia del primo e ultimo imperio. Anche se dovessi ucciderlo, il mio cuore sarebbe con lui. Ma ti ha ucciso il padre! È vero, è vero. Però c'è qualcosa di me che gli somiglia. Ci brucia il cuore una stessa fiamma. Lo sai, lo odio ancora di più dopo quello che ti ha fatto. Sì, mi ha insegnato a pretendere sempre tutto. No, no, no! Ti ha reso un disperato. Far disperare un'anima giovane è il peccato più grave tra quanti ne ha commessi. E ti cercavo, Cherea. Caligola ha convocato poi un piccolo gruppo di amici. Devi aspettarlo. Ma di te, Scipione, non ce n'è più bisogno. Puoi andartene. È finito. Caligola mi ha incaricato di domandarvi se vi è parsa bella la danza. Oh, sì, Cesonia.
E tu, Chirea? Grande arte. Sei molto intelligente, Chirea. Falso, ma intelligente davvero. Io non vi farò torcere un capello, Accaio. Mi congratulo con te. Mi sono sempre piaciuti i buoni servitori. Sicuro? Io servo un pazzo. Ma tu chi servi? La virtù? Bene, stammi a sentire. Sono nato schiavo io. E quindi la solfa della virtù, caro il mio galantuomo, l'ho danzata a suol di frusta! Ma Caio non ha fatto discorsi. Ma affrancato. M'ha preso con sé a palazzo. Da quell'osservatorio vi ho potuto seguire. Voi, virtuosi, voi che tenete bottega di virtù. E che tuttavia morite spaventati, senza sapere che avete mentito tutta la vita. Questo schiavo, Chirea, è al di sopra della tua virtù, perché ama ancora il suo povero padrone e lo difenderà contro le vostre nobili menzogne. Caro il mio leone, una volta che di buon gusto non ti lasciavi trasportare dall'eloquenza. Spiacente assai, ma è quello che succede a bazzicare la vostra compagnia. Ecco, avvicinati. Vieni. Guarda questo viso. Lo vedi? Bene. Adesso hai visto un nemico. Accetta la tua offerta, Lucio. Domani il tesoriere passerà da te. Non puoi immaginare quanto sono commosso. Tanto mi ami? Oh, Cesare, non c'è cosa che io non sia disposto a darti. Oh, non ho meritato tanto amore, Cassio. Non ne sono degno. Guarda! Va, amico, va. E ricordati che Caligola ti ha donato il suo cuore. Dove mi porta? A morte, che diamine! Hai dato la vita per la mia. Infatti ora mi sento molto meglio. Non sei felice, Cassio, di poter dare la vita per qualcun altro, quando quest'altro si chiama Caligola? Lasciatemi! È uno scherzo! Amico mio, se tu avessi amato sul serio la vita, non te la saresti giocata con tanta leggerezza. Addio, mio caro Caio. Quando tutto questo sarà finito, ricordati che
che ti ho sempre voluto bene. Scipione se n'è andato. Finita con l'amicizia. Ma tu, perché sei ancora qui? Perché ti piaccio. Non lo so. Dovrei farti uccidere per capirlo. Fallo. Ma non puoi, almeno per un attimo, lasciarti vivere liberamente. Sono diversi anni ormai che mi esercito a vivere liberamente. No, non intendevo questo io. A volte può essere bello vivere e amare con purezza. Ciascuno conquista la sua purezza come può. Ciò non toglie tuttavia che potrei farti uccidere. È strano, quando non uccido mi sento solo. I vivi non bastano a popolare l'universo e a scacciare la noia. Quando siete tutti intorno a me, mi create intorno un vuoto dentro al quale il mio occhio si perde. Non mi sento bene. Non mi sento bene che tra i miei morti. Vieni. Siedi accanto a me. Posami il capo sulle ginocchia. Stai bene ora. Tutto tace. Tutto tace. Pare a te. Non avverti i mille sussurri soffocati dell'odio in agguato. Non sono certo quelli ai quali ho ucciso il padre o il figlio a volermi assassinare, ma quelli che ho beffato e quelli che ho messo in ridicolo contro la loro vanità. Non ho potere, non ho difesa. Ti difenderemo noi, siamo ancora in molte ad amarti. Siete ogni giorno di meno. Non ti uccideranno. Ma che cos'è tutto questo amore improvviso? Non era nei nostri patti. Questa tenerezza è il solo sentimento puro che mi abbia offerto la vita. Non sarebbe molto più bello se anche l'ultima testimone sparisse? Non ha importanza. Sono felice. Ma perché non posso condividerla con te, questa felicità? E chi può dire che io non sia felice? La felicità è generosa. Non vive di distruzioni. Insopportabile liberazione, il sangue, l'odio intorno a me, questo incomparabile isolamento dell'uomo, la sconfinata gioia dell'assassino impunito, la logica implacabile che macina vite umane, che ti macina, Cesonia, per farmi raggiungere la perfetta solitudine eterna.
che io desidero. Caio! No, no. Basta tenerezze. Il tempo stringe. Il tempo stringe, Cesonia. Anche tu eri colpevole, ma uccidere non è la soluzione. Caligola, anche tu sei colpevole, ma chi? Chi oserà condannarmi in un mondo senza giudice, dove nessuno è innocente? Ma Elicone non verrà. Questa notte è pesante come il dolore umano. Attento, Caio, attento! Alla storia, Caligola, alla storia! Please evacuate this building. Please.